5 agosto 1870. Una baronessa borbonica, una parente povera, un prete ambiguo, un bel ragazzo che semina disordine, va in scena al piccolo Eliseo a Roma, Ferdinando, capolavoro di Annibale Ruccello, ambientato nel 1870. Viaggio nei meandri dell'individuo e dell'identità sessuale, ma anche nell'identità dell'Italia. Ecco zia, voi avete la stessa sensualità di una monaca. Gesù, ma che libro ti facevano leggere? La regista Nadia Balti. Ha questa capacità, Ruccello, in questo testo, di attraversare tutte le varie sfaccettature umane e nel femminile indaga quelle che sono in qualche modo le fragilità, ma anche le forze. Cesarina! Al centro della scena la baronessa, stravolta dalla perdita del suo mondo che cambia nell'Italia che si unisce. Donna Clotilde Egea Martire. Non regge questo colpo che la disorienta completamente, non si riconosce in niente, in nessuno, innanzitutto in una lingua italiana che le è totalmente strana e che lei si rifiuta di usare. Peccato, Rezzo, te lo combatti, ma anche di e perdona, perché sa mosso purissa, adesso dice. La lingua, anima del teatro di Ruccello in tutte le sue sfaccettature. Fulvio Cauteruccio è Don Catellino, il prete che come Donna Clotilde sarà sconvolto dall'arrivo del bel Ferdinando. Non a caso io faccio un Don Catellino, essendo di origine calabrese, smaccatamente calabrese, non napoletano, però i preti e i soldati effettivamente provenivano dalla Calabria quando il regno delle due Sicilie esisteva. Quindi si parla di una minoranza, secondo me proprio di una minoranza di un popolo, nel senso che viene defraudato di tutto. Ed è molto intelligente l'operazione che fece 30 anni fa Ruccello, purtroppo non ci ha potuto regalare altre meraviglie. Annibale Ruccello se n'è andato appena 30 anni, nell'86, in un banale incidente d'auto. Ci restano i suoi testi e la sua lingua, una lingua che non pone difficoltà agli spettatori. La lingua napoletana è musica e in quanto musica riesce ad arrivare ai sensi, e questo per fortuna a teatro la lingua non è una cosa che si legge, ma è una cosa che si vive, è una forza che supera qualsiasi razionalità. Dice, ma che è? Che vuol dire? Che significa? Ma dentro una grande teatralità, un grande testo come questo, lo capisci subito, è chiarissimo, è una lingua che sta dentro a una universalità, una profondità di sentimenti, di sentire, che è profondissima in quest'autore. Si chiamava manco Ferdinando.